Il vetro dà questa ricchezza quasi da cristallina di diamante, perché è una forma in qualche modo che ricorda il diamante poi alla fine. E questo ti dà una sensazione di forma che, pur essendo una forma cilindrica semplice, ha un grande contenuto, perché basta girarci attorno a questo vetro e si scoprono sempre delle prospettive diverse, si scoprono sempre delle luci diverse. Diffusore di vetro, che è fatto di vetro stampato di uno spessore importante, per cui emana una luce cristallina e pulita, che naturalmente si differenzia da tutti gli altri materiali, che va dal plexiglass alla plastica, a qualsiasi altro materiale. Si potrebbe parlare di luce ecologica, cioè la luce più cristallina, più trasparente, più pura. Si sente che è una luce vera. Questa lampada, anche quando è spenta, ha la sua luce propria, perché il vetro, in parte satinato, in parte trasparente, crea delle vibrazioni, dei pennellate di luce che la rende viva in ogni momento, sia di giorno sia di notte. Qualsiasi riflesso di luce lo assorbe e lo rimanda, per cui è sempre un elemento vivo. Avere una lampada di vetro così in un giardino è come far vedere scorrere l'acqua in un piccolo ruscello. La linea così semplice di questa lampada è per creare una simbiosi con questo tipo di semplicità, di purezza del risultato che ti dà il vetro, che assomiglia all'acqua che scorre.